Buongiorno, buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo L'impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di valutazione ambientale strategica. Questo incontro è l'ultimo webinar del ciclo di incontri che è stato realizzato nel mese di settembre e che era dedicato appunto alle modifiche normative introdotte dal decreto legge 77-2021, modifiche volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per i cittadini e per le imprese. Io sono Norina D'Agostini del Formez PA, vi darò come di consueto un supporto nel corso di questo incontro, farò una breve introduzione prima di lasciare la parola alla relatrice di stamattina. Allora, questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha dato mandato al Formez PA di attivare il progetto stesso. Queste sono le tematiche che sono state trattate all'interno dei webinar e dei seminari realizzati nell'ambito del progetto. E qui vediamo invece il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 agosto 2021. Hanno partecipato ai seminari 4.575 partecipanti e hanno aderito ai webinar 29.583 partecipanti. Questa infografica fa vedere invece che il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per regioni. La maggior parte dei partecipanti ai seminari proveniva dalla regione Campania, mentre il maggior numero dei partecipanti ai webinar proveniva dalla regione Sardegna. Qui vediamo come sono suddivisi, come erano suddivisi i partecipanti in base agli enti di appartenenza, sempre alla data del 31 agosto 2021. La maggior parte dei partecipanti alle attività del progetto proveniva dai comuni. Questa infografica, scusate, questa slide riporta le attività realizzate all'interno del progetto al 31 agosto 2021. Le scorriamo insieme. Sono state realizzate 139 attività tra seminari, workshop, corsi learning e webinar di sensibilizzazione e formazione con 35.426 partecipanti e 2.210 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati 7 centri di competenza regionali in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza sia in presenza che a distanza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e sono state realizzate anche comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Qui vediamo di nuovo i centri di competenza pienamente attivi, li ripetiamo: Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. E i centri di competenza, il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali proprio per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni, sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione, sia per la gestione di procedure complesse. Qui questa slide riporta i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. I centri di competenza si sono rivelati strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA in cui è possibile trovare tutte le attività che sono state realizzate nell'ambito del progetto. E veniamo all'incontro di stamattina. Dopo la mia introduzione, lascerò la parola alla relatrice
Giuseppina Liuzzo, esperta di semplificazione del Formez PA. Alle 11:10 circa lasceremo spazio alle risposte alle domande che vorrete porre in chat, e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Questo è il titolo dell'intervento della relatrice, Le innovazioni procedurali nel processo di VAS e il loro impatto sulla pianificazione e sugli interventi per la ripresa e la resilienza nel patrimonio pubblico dei settori strategici del Paese. E, come dicevo poc'anzi, potete scrivere in chat le vostre domande alla relatrice. E come di consueto, questa sessione sarà registrata e sia le slide che la registrazione saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola alla dottoressa Liuzzo, ricordo che gli attestati di iscrizione vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e seguono almeno il 20% dell'incontro. È possibile scaricare questi attestati di iscrizione autonomamente dal sito di Eventi PA, la voce I miei eventi, e saranno disponibili nei prossimi giorni. Nell'augurarvi buon lavoro, chiedo alla dottoressa Liuzzo di attivare webcam e microfono e intanto condivido le slide. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Norina e buona giornata a tutti. Sono l'architetto Liuzzo, alcuni di voi già mi conoscono, altri no, spero che mi conosciate in maniera, diciamo, positiva. Oggi faremo un approfondimento utilizzando sempre il PNRR e comunque investimenti che riguardano tutto il paese, tutte le regioni, anche appunto le singole amministrazioni locali, per affrontare le innovazioni di processo e di procedimento che sono state appunto apportate allo strumento della valutazione ambientale strategica dal decreto legislativo 77-2021 per come convertito nella legge 108. Abbiamo visto precedentemente, nel webinar precedente che avevamo condotto insieme alla dottoressa, l'avvocato Iuvone, l'impatto della governance, perché appunto sia il decreto che la legge hanno strutturato una governance, cioè dei modelli, non solo appunto delle innovazioni appunto di procedimento e nei provvedimenti emessi, ma soprattutto appunto dei modelli gestionali della transizione ecologica. Infatti, non a caso, e vedremo anche nell'approfondimento odierno il senso della parola del termine governance per il PNRR. La governance, infatti, è non soltanto una serie di strumenti posti in essere per raggiungere l'obiettivo della spesa e della sua certificazione entro le date previste dall'Unione Europea, ma soprattutto di concorrere e di ottenere il rafforzamento amministrativo che abbiamo visto anche la volta precedente e anche con il contributo dei webinar che stiamo conducendo in questo periodo, viene dato alle pubbliche amministrazioni. Per i riferimenti alla norma, al testo e quindi alle innovazioni di processo e procedimento, il Senato ha predisposto ad hoc, abbiamo visto, il dossier studi Senato numero 394, che diciamo, illustra in toto tutte le motivazioni e anche le finalità e gli obiettivi di questo provvedimento, con anche appunto le finalità e gli obiettivi insiti della transizione ecologica. Quindi, nei precedenti webinar, sia del 2 marzo e quindi anche del 21 settembre, abbiamo visto e rilevato che e anche come
Queste modifiche, queste innovazioni di processo non attengono e pertengono solo allo strumento della VIA. Addirittura poi, con l'apporto specialistico degli altri colleghi, abbiamo visto quanta innovazione è stata introdotta anche per le pratiche edilizie del testo unico, appunto 380, e quanta innovazione è stata introdotta anche per il codice degli appalti. Non dobbiamo dimenticare che la governance si ottiene, si persegue, si struttura intorno a strumenti, ma anche a norme di base, norme di riferimento, testi unici, e quindi con particolare riferimento al nostro testo unico, che è quello, il decreto legislativo 152-2006, abbiamo visto nelle volte precedenti le innovazioni sulla verifica e la valutazione appropriata di VIA. Oggi invece vedremo quelle innovazioni applicate al processo e allo strumento della VAS che, data la natura e l'obiettivo, si occupa di piani e programmi, prevalentemente, ancorché di progetti che possano generare varianti agli strumenti, sia ordinari che speciali e di settore, e che quindi sono più connessi agli aspetti di rigenerazione, sia a livello territoriale e urbanistico, i due termini non sono sinonimi, ve lo ricordo, sia a livello appunto della singola parte del sistema urbano, quindi concorrono molto diciamo, ai risultati delle cosiddette agende urbane. Il tema della rigenerazione del patrimonio pubblico è stato anche oggetto abbastanza indagato all'interno dei webinar di Formas a partire dal 2019, perché le innovazioni di processo che oggi è di strumento che oggi andremo ad analizzare non sono altro che una evoluzione di questo cammino verso la rigenerazione che è stato attivato soprattutto per rendere le città e gli ambienti in cui viviamo più resilienti rispetto ai cambiamenti, agli effetti dei cambiamenti climatici. Faccio questa importante parentesi, che è fondamentale per il colloquio di oggi, per ricordarvi anche che sia le linee guida varate dal Sistema Nazionale della Protezione Ambientale e ISPRA per la VIA, ma sia anche gli orientamenti assunti e le linee guida che mano a mano si aggiornano per la VAS, tengono conto di una importante relazione e integrazione diciamo, delle analisi e delle valutazioni, nonché degli indicatori ambientali che vanno a governare all'interno del procedimento e processo di VAS, appunto, i mutamenti, le variazioni e le innovazioni che è necessario introdurre per i cambiamenti climatici. Questa integrazione VAS ed effetti dei cambiamenti climatici è stata anche indagata in uno degli strumenti che abbiamo analizzato tra il 2020 e il 2021, che appunto è l'aggiornamento delle linee guida della VAS con anche l'integrazione degli obiettivi di appunto strategici ambientali per i cambiamenti climatici. E questo è davvero molto importante perché fa capire come non è il semplice aggiornamento o adeguamento e quindi della facilitazione del processo del procedimento che viene assolto con, diciamo, un aggiornamento dei vari codici e soprattutto del testo unico dell'ambiente, ma che questi aggiornamenti, dovuti anche all'obiettivo della facilitazione di processo e della semplificazione del procedimento amministrativo, generano, come vedremo, delle importanti refluenze anche sulla documentazione di base che deve essere analizzata e valutata nel corso dell'espletamento del procedimento di VAS.
Allora, noi abbiamo visto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma lo vedremo oggi nel dettaglio, che per quanto riguarda proprio gli obiettivi e l'accezione green che è stata individuata dall'Unione Europea per l'attuale sestennio, ricordiamoci che sia il cosiddetto Next Generation. Quanto appunto alla sua versione italiana, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, introduce tra i pilastri appunto il pilastro green che contiene e ingloba l'importante processo dell'economia circolare. Ora questo, in termini soprattutto di VAS, ha un'importanza strategica, scusate il gioco di parole, per andare a intercettare e intervenire sugli elementi e i fattori non solo dell'ambiente, dello stato dell'ambiente iniziale, ma soprattutto sugli elementi e i fattori che vengono introdotti per effetto di questa transizione ecologica. Quindi piani, programmi, piani attuativi che discendano appunto o che siano in variante alla pianificazione ordinaria o anche di settore e che devono comunque contemplare obiettivi a questo punto e indicatori di carattere appunto ambientale, strategico ambientale per intervenire eventualmente sugli stessi impatti che possono essere generati e generabili anche dagli stessi programmi e piani di rigenerazione, perché noi non dobbiamo dimenticare che adesso, per la prima volta, forse, dopo 30 anni, andiamo a valutare qualcosa, quindi interventi, azioni, nel nostro caso piani e programmi, che pur di ridare dignità alla qualità dei luoghi, alla salute delle persone, mettono, come abbiamo visto nel caso della via, a confronto interessi, diciamo, tutelati pariteticamente dalla Costituzione italiana. Quindi, per la prima volta, gli impatti, e le strategie quindi ambientali che dobbiamo andare a valutare all'interno sia della via, ma oggi vedremo della VAS, possono essere generati diciamo, dalle buone intenzioni, ecco, chiamiamole così, e dagli obiettivi importanti innescati per sostenere una coerente transizione ecologica a fronte degli effetti e degli impatti sui quali poco si è operato dovuti ai cambiamenti climatici. Questa cornice è fondamentale, senza la quale appunto non si potrebbe capire la mera innovazione di processo e perché certi processi e procedimenti, e oggi vedremo quelli della VAS, debbono essere facilitati e semplificati, perché il tempo che rimane a disposizione purtroppo per sostenere l'impatto di questi effetti certi dei cambiamenti climatici è abbastanza ridotto, ahimè. Quindi, quando abbiamo analizzato genericamente nelle precedenti comunicazioni il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se vi ricordate e per quelli che lo hanno seguito, nel webinar del 2 marzo scorso abbiamo analizzato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla versione allora esitata, ma che diciamo per quanto riguarda la comunicazione odierna non conteneva grandi differenze col piano vigente, abbiamo separato quegli interventi e quelle azioni che erano suscettibili appunto di valutazione di impatto ambientale o comunque dell'avvio del processo, anche con la sola verifica di assoggettabilità, da quelli invece, dal complesso degli interventi sempre interessati dall'attuale riforma della valutazione ambientale e dal PNRR, che invece attengono prioritariamente ad ambiti, ad aree più tipicamente territoriali o urbane, e che quindi generano effetti non solo di rigenerazione urbana, ma anche appunto di rigenerazione e di efficientamento energetico ambientale degli edifici.
In questa comunicazione, e per oggi ovviamente, e per il tema che noi affronteremo, ci interesseranno chiaramente gli impatti che la riforma, quindi le agevolazioni e le facilitazioni che l'attuale riforma può consentire di dare alla rigenerazione alla scala territoriale e urbana. Queste le motivazioni poi e diciamo la cosiddetta interpretazione autentica della norma la andremo anche a verificare sempre con il supporto del dossier richiamato del 394. Allora, riprendiamo un articolo molto importante sia del DL77 come convertito in legge della 108, che riguarda l'estensione appunto della disciplina del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza agli investimenti del Piano Nazionale Complementare. Come sapete, nel maggio di quest'anno è stato varato appunto il cosiddetto React-EU, cioè è stato varato quel piano che è supportato da specifici finanziamenti di React, supporta le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di rigenerazione sostenibili e compatibili con gli obiettivi della transizione ecologica. E infatti leggiamo che a sostegno, quindi non solo degli interventi, dei progetti singoli che avevamo visto la volta precedente elencati nell'allegato 1 bis e quindi di carattere più puntuale, alcuni anche di carattere lineare, alla transizione ecologica e quindi ai finanziamenti volti al raggiungimento della transizione ecologica vengono ricompresi all'articolo 14,1 appunto della normativa del DL77 e del 108 tutti gli interventi che sono finanziati dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. E questo è molto importante perché per la prima volta non si parla genericamente di piani e programmi di intervento per rigenerare l'ambiente urbano, laddove abbiamo visto che tra qualche tempo si concentrerà praticamente quasi il 90% della popolazione mondiale, ma che soprattutto possono rappresentare una leva feconda di finanziamenti fino al dettaglio dell'intervento sul singolo manufatto edilizio. Quindi c'è un dispiegamento di forze che abbiamo visto nel piano nazionale che va dal livello dell'agevolazione all'attuazione della pianificazione sostenibile o comunque di rigenerazione alla scala urbana, fino all'intervento sul singolo edificio o manufatto, anche di eventuale manutenzione efficientamente energetico. Allora, quello che è importante è che in quello che riguarda le nostre misure, appunto facendo riferimento al decreto legislativo numero 59, tutte le innovazioni che sono state previste per agevolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si applicano in quanto compatibili, c'è scritto chiaramente nel comma 1, le medesime procedure di semplificazione e di accelerazione. Questo è molto importante, perché come vedremo non ci occuperemo solo degli aspetti della VAS, ma sappiamo pure che il decreto legislativo 152-2006 dice che anche in sede di VAS si può cominciare, qualora ne ricorrano i presupposti, la verifica, la cosiddetta verifica soggettabilità VIA. E questo è molto importante. Vedremo perché è importante e come può rappresentare una importante leva di facilitazione e semplificazione amministrativa per la rigenerazione.
Quindi nel dossier è spiegato che il comma 2 estende appunto le risorse finanziarie e si legge per un valore complessivo di circa 15,5 miliardi. E questo è importante, c'è un tesoretto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina all'attuazione del fondo appunto di coesione per la rigenerazione urbana ed edilizia di circa 15,5 miliardi. Questo sfata un po' il mito che il famoso, diciamo, che i principi, gli obiettivi e le modalità di intervento del 110, del super bonus, diciamo così, non possano essere applicati al patrimonio pubblico. In realtà no, vedremo che all'interno di questo pacchetto di finanziamento di ben quasi 16 miliardi, una quota parte appunto è destinata all'efficientamento energetico e alla compatibilità, quindi alla transizione ecologica, chiamiamola così, degli edifici del patrimonio pubblico, siano essi gli ACP. Ve li anticipo perché non entreremo nel merito della rigenerazione degli edifici, ma delle aree, come vedremo, perché la VAS di quello si occupa. Ma è giusto che io vi ricordi quali sono questi interventi sostenuti da questo tesoretto di 15 miliardi, 16 circa, e che riguardano tutto il recupero e l'efficientamento energetico e la rigenerazione edilizia del patrimonio degli ex IACP o del patrimonio ex JESCAL. E quindi tutta la parte che integra l'importante ripresa e riqualificazione delle periferie, perché come sappiamo, tra gli anni 50 e 70, quando si ebbe ovviamente si ebbe il boom, chiamiamolo così, ma si realizzarono i grandi interventi di edilizia popolare e anche poi si incoraggiarono gli interventi di edilizia sociale, quindi cominciamo a parlare anche di social housing, per questo tipo di interventi, quindi in quegli anni si pensò di localizzarli. Tranne alcuni comuni, vi ricordo che Gubbio nel 68 cominciò a inserire i PEP in centro storico, parliamo di esperienze di appunto ben 50 anni fa, però la maggior parte di questi interventi cui è destinata appunto all'efficientamento, alla ripresa e alla rigenerazione di questi comparti edilizi importanti sono localizzati nelle periferie. Quindi la facilitazione e le semplificazioni previste nel PNRR concorrono anche attraverso il fondo coesione e quindi anche attraverso comunque procedure veloci di valutazione ambientale all'interno dei procedimenti di approvazione delle cosiddette appunto dei cosiddetti piani o comunque gli interventi concorrono a come dire, integrano ecco, al recupero e alla riqualificazione, quindi alla rigenerazione delle periferie. Quindi più fondi non sono quindi individuati, ma con questo sistema anche di nuova programmazione del PNRR sono felicemente integrati. E questo in virtù anche del cosiddetto principio di complementarietà e di addizionalità delle risorse. Apro una parentesi, tra ciò che andremo o lo Stato comunque andrà a valutare all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica. Quindi un piano che dichiaratamente verrà approvato e quindi valutato in tempi abbastanza recenti, è il Piano Nazionale dei Dragaggi Sostenibili. Perché è importante il Piano Nazionale dei Dragaggi Sostenibili? Che noi troveremo appunto nel testo coordinato all'articolo 6 bis, perché non
Anche si integra anche ai grandi processi di riqualificazione e rigenerazione delle aree portuali, non solo dismesse, ma anche attive, e crea delle profonde relazioni anche con le azioni attivate all'interno delle cosiddette ZES, zone economiche speciali. Quindi, come vedete, l'alchimia normativa, riesce in qualche modo a trovare delle buone integrazioni con tutto il sistema della rigenerazione. Quindi non poteva mancare all'appello, l'azione dei dragaggi, perché sono importanti ai fini dell'abbattimento degli effetti dei cambiamenti climatici nelle zone portuali, perché sappiamo benissimo che processi appunto di alterazione del fondo, erosivi, costieri o al contrario di apporto di materiale costiero possono pregiudicare non solo l'efficienza del nostro waterfront, che è molto rappresentato appunto dai porti, sia di prima classe che di seconda fino alla quarta classe, ma soprattutto il waterfront, quindi anche le aree portuali, sono necessarie, sono avamposti necessari per il contenimento e quindi per le mitigazioni e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Ecco perché le innovazioni anche di VAS sono fondamentali a livello di diciamo di facilitazione del procedimento e del provvedimento finale, per interventi che alla fine creano delle mutue relazioni con altri piani. Quindi vi ho sollecitato e vi invito a considerare che all'interno dei grandi mutamenti a cui noi molto, molto presto saremo abituati, dovremo anche considerare, per la valutazione e per i temi che stiamo analizzando, il Piano Nazionale dei Dragaggi, che si innesta in tutta la rigenerazione dei waterfront portata avanti da tutte le autorità di sistema e anche finanziate all'interno del PNRR, ma soprattutto concorre alla mitigazione o addirittura comunque abbattimento degli effetti dei cambiamenti climatici. Allora, passiamo invece al tema odierno, in che modo e a quali interventi, che appena noi avremo modo poi di analizzarli, sapete, tutti appartengono alle nostre città e alle nostre regioni, sono anche ben note, sono destinati, è destinata la rivoluzione, chiamiamolo così, e l'innovazione comunque di processo, soprattutto della VAS. Parliamo in termini di numeri, noi abbiamo detto e vedremo poi alla fine quali sono le innovazioni, però prima vedremo su quali sistemi, aree e ambiti e scenari queste innovazioni intervengono, e questo è molto importante, ma soprattutto per diciamo, la diversificazione del target variegato dell'uditorio che noi vediamo. Bonariamente e pazientemente ci segue nei nostri webinar. Andiamo quindi al decreto legge 59, che è il famoso piano complementare che è stato appunto in parte anche alimentato da questi 15-16 miliardi del PNRR. E voglio richiamare la vostra attenzione sull'articolo 1,2 lettera D. Quindi, se voi andate a prendere il DL 59-2021 e vi studiate il piano complementare, vedrete, come abbiamo visto, una serie di azioni e di interventi che sono relative sia alla ripresa del patrimonio edilizio, quanto alla ripresa e alla rigenerazione e soprattutto per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, i cosiddetti progetti d'area. Quindi noi selezioneremo quelli che pertengono e attengono la rigenerazione
diciamo urbana. Non andremo ad analizzare, sarà compito degli altri esperti e colleghi, eventualmente le azioni individuate all'interno del piano nazionale complementare, per intenderci sono i nostri PON, sono i PON metro, sono i piani che alimentano anche le aree interne. Quindi il piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali è una misura, quindi l'articolo 1, comma 2, lettera D, individua le misure e gli interventi che sono oggetto di questo obiettivo strategico di rigenerazione. Per questa misura, vengono assegnati al Ministero della Cultura questi complessivi, appunto, 1.500 milioni che vanno dal 2021 al 2026. Vi ricordo che il cosiddetto REACT, quindi l'aspetto del fondo, coesione, non ha una scadenza di rendicontazione immediata, come per intenderci gli interventi dell'articolo dell'allegato 1 bis della transizione energetica ecologica. Lì c'è una rendicontazione al 2023. Questi interventi invece camminano col fondo di coesione, quindi sono una sorta di anticipazione. Questo è molto importante, ed è molto importante arrivare all'obiettivo della spesa degli orientamenti del vigente 2021-2027, quindi il vigente fondo di coesione. Infatti, i regolamenti a cui si riferiscono le misure e quindi le loro attuazioni sono il vigente regolamento, non più il regolamento precedente 2013, che ancora invece vale per altre misure. Quindi noi siamo entrati nel vivo di quell'obiettivo green e quell'obiettivo di economia circolare che è stato sollecitato dal secondo grande pilastro del fondo strutturale attuale, quindi dal fondo coesione. La cosa importante è che gli interventi d'area e anche, diciamo, del patrimonio attengono ai grandi attrattori culturali. Sapete benissimo che i grandi attrattori culturali, oltre ad essere musei o aree archeologiche o siti di interesse culturale, sono costituiti anche dagli attrattori UNESCO, quindi da pezzi anche di città che vengono rimessi in gioco per la loro rigenerazione e che quindi possono ottenere finanziamenti da questo fondo. Quando sono veri e propri siti UNESCO e quindi siti che non hanno soltanto l'interesse alla tutela, quindi che l'interesse alla loro tutela è al fatto che siano un patrimonio collettivo, siano individuati attraverso un singolo manufatto, spesso sono individuati con intere aree, se non con borghi, e quindi immaginate la portata in termini di VAS, delle valutazioni che le amministrazioni attuali devono affrontare in termini di rigenerazione. Questa leva finanziaria quindi è molto importante perché, come vedremo, finanzierà interi pezzi e aree, sia dei territori, quindi delle aree per esempio naturali protette, laddove vi siano attrattori culturali, fino ad arrivare alle nostre città. Ed entriamo adesso nel merito di quelli che sono il piano, appunto, e gli investimenti di questi siti. Ora, io ho selezionato, ma per avere la percezione, ma sicuramente molti diciamo, utenti di oggi, molti ascoltatori, molti partecipanti si rivedranno perché appartengono a quelle diciamo, dimensioni geografiche che io sto richiamando. E ad esempio, se noi prendiamo un intervento di scala urbana e territoriale, quale il progetto di sviluppo e potenziamento delle attività della Biennale, quando uno legge questo titolo sembra quasi che vi siano interventi solo di tipo immateriale o precipuamente indirizzati al singolo manufatto tutelato. In realtà mettono in movimento
un sistema urbano molto importante che costituisce quindi l'area di impatto e di riferimento su cui poi attivare tutte le procedure, le eventuali appunto procedure di valutazione ambientale strategica. Infatti riguardano sia l'Arsenale di Venezia, quindi una dimensione abbastanza importante sia dal punto di vista dell'edificato, ma quanto delle aree, padiglioni, giardini e strutture della mostra, eccetera, eccetera. Quindi l'impatto da questo punto di vista non può essere valutato solo per gli effetti che si potrebbe, gli impatti che si potrebbero avere sugli interventi tipo edilizio, ma prende pezzi importanti della città. Stessa cosa il Porto Vecchio di Trieste. Qualche giorno fa è stato presentato anche in uno dei TG serali. Il Porto di Trieste è molto importante, ha un investimento che di 40 milioni diviso per due grandi interventi, diciamo, strategici e di scala urbanistica. Il primo appunto consiste nella riqualificazione del viale monumentale con la valorizzazione della linea ferroviaria originale e la manutenzione di un tratto dello storico torrente Chiave. Vedete già, e questo io ve lo leggo non perché è una perdita di tempo, vedete già quanti processi e procedimenti si possono attivare. In questo caso è probabile che, viste le opere individuate, sia con questa prima azione che con la seconda, che è il collegamento tra appunto il polo museale del Porto Vecchio e il centro storico della città, sicuramente ci saranno interventi suscettibili a via o comunque di verifica a via, e questo è importante, ma sicuramente. Trattandosi di un piano programma e anche intervento di pianificazione attuativa di un certo tipo, non è impossibile ipotizzare l'attivazione di una procedura appropriata di valutazione ambientale strategica. Ecco perché io vi sto isolando dei temi su cui le amministrazioni sono chiamate ad operare, ad agire e ad attivare le procedure. Stessa cosa vale per l'altro grande progetto molto importante per Torino, 100 milioni di investimento e hanno un importante impatto su un'area vasta, sul parco, quindi sul fiume. Quindi no, ci saranno recuperi appunto di architetture, perché comunque c'è il tema della grande esposizione. Immaginate quello che si faceva circa 150 anni, un secolo e mezzo fa, con le grandi esposizioni nelle città. Alla fine dell'Ottocento, proprio per agevolare il Grand Tour, ma anche il turismo culturale e ambientale e dei viaggiatori e comunque e agevolare gli espositori e quindi le grandi e le piccole imprese dell'epoca si facevano questi grandi interventi. Immaginate che un intervento in piccolo come questi di fine 800 che appunto con i quali poi che si utilizzavano per rigenerare la città. C'è l'Expo, come lo è stato anche l'Expo di Milano, e quindi anche il progetto di Torino è un'occasione per rigenerare la città, riattivare le linee di trasporto fluviale, quindi ricomprendere il fiume e laddove c'è un fiume e ci sono chiaramente elementi e fattori ambientali posti in gioco, non possiamo che ipotizzare anche azioni non soltanto di valutazione ambientale strategica, ma anche di eventuale verifica via. Quindi, come vedete, le azioni sostenute dal Fondo Coesione, per le quali si attivano le stesse azioni e misure di semplificazione del PNRR, quindi quelle destinate al cosiddetto allegato 1 bis, valgono anche per questo tipo di intervento. Dopodiché vi segnalerò e ho tirato fuori anche il progetto integrato per l'attrattività turistica alle aree sempre del Parco del Delta del Po. Quindi questo sistema di intervento anche proposto
per 55 milioni, siamo sempre lì. Ha un effetto di rigenerazione territoriale anche di ambiti periurbani, quelli appunto che sono ibridi tra la città e il sistema agricolo o comunque appunto il sistema più naturalistico del fiume. Sicuramente saranno oggetto e come diceva appunto l'articolo 14,1, saranno interessati dalle facilitazioni, dalle semplificazioni, soprattutto in materia di VAS. La cosa molto importante è che anche qui gli interventi sono integrati, sinergici e strutturali e tutti connessi, ma hanno comunque un impatto d'area, e perché sono cosiddetti interventi di sistema. L'altro intervento importante, parlavamo del vuoto, il fronte non è un caso. Quando abbiamo richiamato il piano dei dragaggi, che in qualche modo a livello appunto dei porti di interesse nazionale, o comunque per i waterfront, rappresenta ogni grande città ha un porto di interesse nazionale, ricordiamoci il porto di classe 1. Non a caso la città di Reggio Calabria ha innestato una rigenerazione del waterfront utilizzando due grandi elementi di sistema e anche ovviamente interventi puntuali sull'edificato da recuperare o rifunzionalizzare, che è il Museo del Mediterraneo, Waterfront Reggio Calabria. Finalmente le città, non da molto tempo, stanno riscoprendo i propri waterfront, ma soprattutto stanno esaltando le relazioni funzionali, ma anche paesaggistiche e anche di rigenerazione, che nella reciproca relazione possono generare i waterfront tipicamente urbani delle città, chiamiamole così, e i waterfront rappresentati poi dall'elemento porto, che invece di essere elemento di cesura, questo è molto importante, ai fini della rigenerazione, ma anche all'interno dei nuovi piani delle autorità di sistema, diventano elementi strategici di rigenerazione urbana. Questo è molto importante sia per le VAS che si applicano ai piani delle autorità di sistema o ai rinnovi dei piani portuali, quanto alle VAS che poi si applicano ai piani attuativi, dei piani regolatori, ma anche ai piani regolatori generali, che a questo punto non sono più separate dal punto di vista degli obiettivi di sostenibilità e degli obiettivi ambientali strategici, ma devono dialogare. Questo dialogo felice è stato comunque proposto all'interno di, con questa ambizione, chiamiamola così, all'interno del progetto varato dalla città di Reggio Calabria. Ed è molto importante, oltre a essere imperniato su due grandi edifici o al centro polifunzionale, perché molto spesso le città non riescono ad accogliere la domanda di turismo, ma anche il turismo congressuale, per esempio, il turismo scientifico, il turismo culturale, perché non hanno aree e strutture adibite a questa funzione. Quindi nel progetto in specie, che stiamo comunque citando, poi chiunque può andare a cercare nei siti tematici delle amministrazioni lo sviluppo dei progetti, perché sono tutti pubblicati, c'è questo connubio molto importante tra la città e la portualità, chiamiamola così, quindi tra gli interventi di rigenerazione tipicamente urbani, che non vengono più sconnessi e scollegati, ma vengono invece esaltati dagli interventi sul waterfront. Stessa cosa tenta di fare anche Bari con un grande progetto ambizioso di 75 milioni, che è il Parco Costiero della Cultura, del Turismo e dell'Ambiente. Quindi un intervento che si farà nella cosiddetta Costa Sud, sempre orientato a rigenerare, quindi a creare un parco lineare costiero, quindi proprio VAS, VAS, non si può pensare ad altro, però è pure vero che il parco lineare costiero, essendo un'opera pubblica,
Potrebbe effettivamente, con le condizioni che ne ricorrano e grazie alle facilitazioni introdotte a partire dal 107, in questo caso attivare una verifica di assoggettabilità via seconda dell'estensione e una semplice verifica assoggettabilità bassa. Quindi, come vedete, anche grandi interventi, se agevolati e facilitati e se inseriti opportunamente nelle agevolazioni e facilitazioni che vi ricordo sono state introdotte già dalle modifiche apportate dal 107 del 2017, possono benissimo godere degli stessi effetti delle modifiche introdotte con l'attuale innovazione. Quindi, bisogna essere bravi a individuare correttamente, ma anche a decidere nell'ambito della reciproca collaborazione tra le autorità procedenti e le autorità competenti in materia ambientale che tipo e che procedura va attivata. E questo nella VAS è fondamentale. Prima di parlarvi un po' del progetto che riguarda la città di Palermo, nella VAS è molto importante che sin diciamo dalla bozza, dalla proposta di piano, programma o chiamiamolo così, progetto che genera una variante probabilmente significativa per la pianificazione vigente o che può influenzare anche piani e programmi di settore, ci sia questo dialogo, che si collabori. Ora, un po' questo dialogo sarà un po' perso e come vedremo appena ultimata questa carrellata, che secondo me è importante perché se no rimangono teoriche e teorici gli ambiti, gli scenari di impatto della riforma. Appena finiamo questa carrellata, poi capiamo come anche con il 77 e il 108 la ripresa di questi importanti rapporti di collaborazione che vengono invocati dallo stesso articolo 3-quater del testo unico ambiente, principio di leale collaborazione e di reciproca collaborazione, è anche principio di sussidiarietà. Quindi, sulla base del 3-quater, per attivare la VAS e quindi per avviare la proposta di piano programma, è necessaria questa collaborazione, la quale collaborazione a tutti i livelli e per ogni specifica competenza dell'autorità ambientale deve essere attivata prima di proporre sia ai soggetti competenti in materia ambientale quanto al pubblico generico la proposta di piano programma e o progetto che può generare una variante significativa che non sia la semplice localizzazione di opera pubblica, deve essere generato sin dall'avvio di questa procedura. A questo articolo 1 appartiene anche il recupero dell'ex complesso della manifattura tabacchi per la realizzazione del primo auditorium per la città di Palermo. Anche questo intervento insomma, è imperniato sulla tutela e rifunzionalizzazione di un bene che è comunque tutelato perché è un bene che fa parte dell'archeologia industriale, che è appunto la manifattura tabacchi, ma che si trova in un contesto molto importante, molto prossimo al nostro waterfront, e quindi ha queste relazioni importanti anche con le rigenerazioni del waterfront, ma soprattutto risponde a una domanda di rigenerazione, ma anche a un fabbisogno espresso nelle città dei cosiddetti Grand Tour, quelle che attirano un certo tipo di turismo, appunto l'auditorium, perché dal punto di vista delle analisi che sono state fatte per il nuovo piano regolatore generale, si sono cercate delle aree e se ne sono perimetrate alcune dove andare a collocare questi interventi di rigenerazione e laddove era possibile allocare certe strutture edilizie, ma soprattutto le funzioni, e quando si parla di funzioni si parla di pezzi di città.
Un'altra sezione molto importante, sempre dedicata dal piano complementare agli aspetti appunto della rigenerazione, sono i cosiddetti piani urbani integrati. Allora, i piani urbani integrati sono sempre stati qualcosa di misterioso all'interno delle varie pianificazioni. Io vi faccio una carrellata per capire perché molto spesso la norma non specifica esattamente a quale strumento si faccia riferimento. Allora, questi piani urbani integrati, cosiddetto i PUI, che sono appunto gestiti dal Ministero dell'Interno, hanno uno scopo molto importante. Hanno lo scopo di mettere in sicurezza interi ambiti urbani o comunque periurbani o comunque dei centri, al di là della dimensione. Perché è importante questo tipo di intervento? Perché noi siamo abituati e comunque abbiamo visto che dagli anni 90 sono state generate varie, tra virgolette, generazioni di piani di rigenerazione, recupero, rifunzionalizzazione di aree dismesse, abbandonate e sottoutilizzate. Allora, l'innesto di un piano urbano, l'innesto nel piano urbano integrato degli aspetti di sicurezza non è indifferente, tant'è vero che vengono gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno a cui si danno i fondi. Servono a rendere più sicure le nostre città. C'è tra gli obiettivi cosiddetti green, che non devono essere scambiati per il tipico verde, quindi rafforzamento delle infrastrutture verdi in una città. Tra gli obiettivi green di economia circolare rientra anche la sicurezza degli abitati, sia dal punto di vista delle infrastrutture e delle strutture, quindi dell'edilizia, delle strade e di tutto ciò che sono i servizi all'interno appunto di queste aree che sono comunque degne di attenzione per la rigenerazione, ma soprattutto la sicurezza. Allora, la sicurezza sicuramente, scusate il bisticcio, si raggiunge attraverso la socializzazione dei beni pubblici, cioè è chiaro che la logica di questi piani urbani integrati non è solo una logica di restyling, non verrebbero sostenuti dalla ripresa e dalla resilienza, ma devono essere orientati a rendere più sicuri dal punto di vista, ad esempio, del dissesto idrogeologico, queste fette di città, i rischi, appunto, cosiddetti dei piani degli assetti idrogeologici, rischi cosiddetti da crolli, soprattutto per gli impatti che noi abbiamo dai cambiamenti climatici, il rischio della pericolosità, la pericolosità e il rischio idrogeologico, quindi le cosiddette bombe d'acqua che potrebbero generare alluvionamenti e che potrebbero generare i disastri che abbiamo visto sin dal 2010. 2013, soprattutto poi a Palermo abbiamo avuto noi un evento alluvionale spaventoso, Genova l'ho avuto circa 4 anni fa. Quindi la sicurezza è sia di tipo fisica, quindi degli utenti e delle strutture insediate, ma dei territori, cioè della capacità, quindi interventi capaci di rendere resilienti questi pezzi di città. Quindi alla qualità dell'abitare e proprio per gli obiettivi PNRR, le VAS o comunque le valutazioni ambientali che si applicheranno a questi piani urbani integrati, e vedremo che sono state assegnate non cospicue ma pertinenti finanziamenti, dovranno inserire non più negli indicatori ambientali, ma negli indicatori di prestazione della sostenibilità di questi tutti gli interventi che abbiamo visto. Ora vedremo con le innovazioni di processo che cosa significa all'interno di un rapporto ambientale. Quindi questi piani urbani integrati finalmente hanno inserito, diciamo, l'ultimo
fattore ed elemento di prestazione ambientale, che è quello della sicurezza dei territori. Finalmente, comunque, è di default, non è un obiettivo strategico ambientale, no, è un obiettivo di prestazione della pianificazione che si sta proponendo. E poi la sicurezza in termini di sicurezza, quindi dell'anticrimine, del controllo sociale delle aree e quindi di rendere ambienti sicuri anche nella progettazione degli spazi. E questo è molto importante. Quindi non solo le vie di fuga di protezione civile, ma anche spazi che consentano il cosiddetto controllo del territorio da parte della popolazione insediata e quindi presidi di legittimità, presidi di controllo sociale, quindi l'ultimo elemento, ma non ultimo in termini di importanza, deve essere sicuramente data a questa accezione della sicurezza sociale per contenere, mitigare ed abbattere le azioni criminose all'interno di aree che normalmente purtroppo vengono difficilmente presidiate. A questi naturalmente, ed è molto importante, applicano gli interventi che poi vedremo nel caso della VAS di agevolazione e facilitazione amministrativa. Quindi, in particolare, cosa sono questi piani urbani integrati? Vi ho detto un po' la ratio, però la cosa importante viene proprio, come dire, specificata all'interno del dossier. Sono dedicati alla rigenerazione urbana e l'housing sociale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è fondamentale. Fa parte della missione 5, inclusione sociale. La componente 2, appunto, sono infrastrutture, sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Quindi intervengono in queste aree che abbiamo detto all'inizio, essere periferiche, sottoutilizzate, svantaggiate, ma insieme questi PUI, questi piani, insieme a quelli che abbiamo visto essere gli interventi proprio destinati alle aree periferiche, creano un elemento di forza, ma creano quelle precondizioni che la VAS deve tenere in considerazione come obiettivo di piano, non obiettivo di valutazione ambientale. Quindi siamo facilitati, qualora appunto si attivassero, se e quando si attiveranno questi piani, a dire: ma io già ho introiettato nel mio piano, nella mia pianificazione, ti dimostro che l'ho fatto, una serie di obiettivi di prestazione ambientale che sono tutti ambientali, ma non solo perché legati agli aspetti appunto tipici dell'ambiente, ma perché vi ricordo che la valutazione ambientale strategica valuta gli effetti sull'ambiente tout court, inteso in senso lato. Quindi valuta gli effetti anche sull'ambiente socio-economico e sugli aspetti sociali. Quando già noi proponiamo dei piani o degli interventi che abbiamo visto prima di rigenerazione, noi siamo facilitati, tra virgolette, dal raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, perché li abbiamo già introiettati non più come obiettivi VAS, quindi degli indicatori da andare a ricercare per l'ambiente e quindi la compatibilità, la sostenibilità ambientale. Sono già indicatori di prestazione del piano. Quindi nel modello di DPSIR famoso rientrano nelle risposte che già sta dando il piano. Nel DPSIR io valuto gli impatti, ma agli impatti a cui io devo dare risposta con questi piani, io posso dare già risposta. E quindi è il mio piano che è già una risposta in termini di sostenibilità ambientale. Ecco perché noi ci stiamo un po' focalizzando
Ma poi lo vedremo nell'ambito di successivi webinar più specifici. Ci stiamo focalizzando su questi aspetti, delle facilitazioni dell'agevolazione PNRR sul fondo complementare, perché poi sono tutti i grandi interventi che, non facendo parte dell'allegato 1 bis, ma magari ce ne staranno parecchi di quell'allegato dentro, perché l'allegato 1 bis, vi ricordo, ha una frase magica, incomprensibile ma importante, che è la ristrutturazione energetica delle città. E poi vedremo che cos'è questa ristrutturazione energetica delle città. Ma noi, con questo contributo di oggi, stiamo aiutando, tra virgolette, comunque indicando alle amministrazioni, sia regionali, ma anche comunali e dei liberi consorzi e delle città metropolitane, quello che può essere messo in atto, se non lo è stato già messo, al di là dei grandi progetti per gli attrattori, quello che può essere messo in atto per le proprie città e che viene agevolato dalla riforma sui procedimenti ambientali in atto. Infatti, oltre alla rigenerazione urbana e all'housing sociale, l'obiettivo, come si legge appunto nel PNRR, i piani urbani integrati, per cui appunto si prevede un investimento pari a 2,45 miliardi di euro, che certo probabilmente non soddisferanno tutti, ma sicuramente le città più a rischio sì, sono gestiti appunto dal Ministero dell'Interno e finalizzati a promuovere una pianificazione urbanistica partecipata. Questo è molto importante per la VAS. Immaginate che già nella formazione del piano c'è una sorta di appunto VAS che Arus, perché io prendo delle decisioni ambientali. Quindi ho già un supporto che proviene dalle facilitazioni introdotte, che è appunto legato al fatto che io posso promuovere dal basso questa pianificazione, con l'obiettivo di avere cosa? L'impatto positivo del PNR, cioè trasformare territori vulnerabili nelle periferie delle città metropolitane in città smart e sostenibili. Oggi in realtà si parla di biocity, cioè di città biologiche, limitando il consumo di suolo edificabile. Mettete da parte il concetto di consumo di suolo e conservatevelo un attimino, mettiamolo un po' da parte, perché uno degli impatti sicuramente da evitare è il consumo di suolo, e vedremo che cosa si intende in VAS nel il concetto di consumo di suolo. Questi piani urbani integrati è molto importante. Nel fondo che abbiamo declinato all'inizio, ci sono ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro, fondo tematico BEI, che ricorda, se vi ricordate, i famosi fondi Jessica attivati nel sestennio 2000-2006, cioè quando si attivava la rivoluzione dei fondi strutturali. Quindi ancora, oltre ai prestiti e alle anticipazioni così finanziarie che noi possiamo ottenere genericamente dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare, quindi il Fondo di Coesione, cui le regioni partecipano con le proprie quote e parte, c'è anche la possibilità di attivare i fondi BEI. Quindi si mettono in moto anche soggetti diversi dai promotori tipicamente o esclusivamente pubblici, e che quindi possono attivare i famosi progetti di PPP, anch'essi andranno appunto a VAS, a valutazione, ma che sono i progetti di partenariato pubblico normati dal nostro codice. Come vedete, da una semplice legge, o comunque da un'innovazione che sembra essere dedicata solo a facilitazioni di provvedimenti e procedimenti, in realtà c'è una facilitazione anche della spesa, perché
per le integrazioni che dietro al programma, quindi è molto importante capire anche la composizione economico-finanziaria di un programma, quindi anche ai fini VAS della sostenibilità, noi dimostreremo che l'intervento del piano urbano integrato concorrerà agli obiettivi strategici di una pianificazione preordinata che coincide con il piano complementare. Questo è molto importante, cioè diventa strumento di analisi e di valutazione anche ai fini VAS. Ecco perché io vi ho richiamato il piano complementare. E ora finalmente andiamo alle innovazioni e modifiche di processo. Visto lo scenario in cui si collocano queste, scenario importantissimo, perché come avete visto sono tutte azioni, misure, attività che possono essere attivate nell'immediato dagli enti locali. Quindi intervenire sulle città, intervenire con i PUI, al di là poi dei grandi processi già messi in essere con gli interventi per i grandi attrattori, capite come già le città si possono presentare e candidare i propri investimenti fino al 2026, quindi sul fondo coesione. Quindi questo è già un esercizio di programmazione. O di partecipazione alla programmazione dei propri fondi strutturali 2021-2027. Quindi, e questi fondi strutturali avranno una loro VAS, quindi il piano avrà una loro VAS, ma la VAS va fatta anche sulla base di ciò che compone questo piano. Quindi, quando andremo a fare la composizione dei nostri fondi, quando andremo a innovare i nostri PON città metropolitana e andremo a fare le VAS, dobbiamo avere consapevolezza di tutto questo contributo che proviene dalla transizione ecologica e dobbiamo avere consapevolezza della coerenza non solo interna, ma soprattutto coerenza esterna, quella che si chiede durante le verifiche di assoggettabilità VAS, ma anche nei rapporti ambientali della VAS appropriata con la pianificazione superiore. Ecco perché ho cercato di chiudere il ciclo tra la legge, tra il PNRR, la governance del PNRR e il timido richiamo all'articolo 14,1 che dietro, come vedete, c'è tanta roba. Vediamo le principali innovazioni di processo che si applicano a questa tanta roba che abbiamo visto. Le modifiche volte alla semplificazione sono contenute nel capo 4, articolo 28, modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica. Ora, cosa succede? Voi conoscete benissimo l'articolo 12 che avvia il processo di VAS a partire dalla verifica di assoggettabilità. Sapete che a VAS vanno escluse solo alcune categorie di piani e programmi che sono appunto per il segreto industriale, per i segreti militari, piani secretati, ma tutto il resto dei piani e dei programmi, ad eccezione dei programmi finanziari degli enti locali, per intenderci i bilanci e con essi anche i piani triennali delle opere pubbliche, non vengono in quella fase di redazione e approvazione del bilancio, ma non nella fase poi dell'avvio dei progetti, non vengono assoggettati a VAS. Ma per avviare il procedimento, perché noi sappiamo che non tutto è diciamo, pacificamente da assoggettare direttamente a VAS, a meno che non vi siano appunto piani regolatori o piani che sicuramente sono assoggettati a VAS ai sensi dell'articolo 6 che vi andrete poi a leggere, sono ben declinati. Per quelli che possono generare delle modifiche minori a piani già vigenti, non è detto che si debba andare direttamente a valutazione appropriata. È
Nel momento in cui l'autorità procedente e l'autorità competente entrano in consultazione, già questo deve essere in qualche modo statuito. Però io come faccio a dimostrare in qualche modo all'autorità competente in questo dialogo, diciamo, di collaborazione che la procedura, piano, programma o appunto modifica minore, e per modifica minore può darsi pure che ci vada di mezzo un PUI, cioè io vado a fare un piano che è assolutamente coerente con la destinazione, che è quella per esempio di un completamento edilizio, un piano particolareggiato, un piano attuativo, ma che potrebbe determinare degli impatti e delle modifiche che non sono proprio delle modifiche minori, che però potrebbero generare degli impatti. Allora, in quel caso, io vado a dire all'autorità competente. Io sono sicura che non ci sono delle grandi modifiche, ma devo verificare se ci sono degli impatti, per cui vado a fare questa verifica avviando la verifica a soggetta abita. Quando si avviava normalmente la verifica a soggetta abita, normalmente l'articolo 12 parlava di un rapporto, un documento preliminare. Non si capiva che tipo di documento, se non col semplice riferimento all'allegato 1, si doveva produrre. Allora, adesso, con le modifiche introdotte, dall'articolo 28 del testo integrato DL 77-108, è univoca la definizione di rapporto preliminare a soggetta abita BAS. Ed è quindi univoco e quindi questo termine, rapporto preliminare a soggetto abita VAS, ha comportato la modifica parziale di alcuni articoli. E questo è importante. Voi sapete che questo rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS deve essere redatto seguendo sia i contenuti minimi dell'allegato 1 del decreto legislativo 152-2006, allegato 1 alla parte seconda, sia le linee guida adesso recentemente varate nel 2016 della VAS, con anche l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Vi ricordo che questo l'articolo, l'allegato 1, individua i criteri per la verifica della soggettabilità dei piani e dei programmi. Quindi, se questi criteri sono tutti o in parte, nella maggior parte, soddisfatti, adesso li andiamo a vedere un attimino, il piano potrebbe essere non assoggettato a VAS. E ora però, per effetto dell'ulteriore modifica inserita con il decreto legislativo che vedremo tra qualche istante, non c'è più la prescrizione o la condizione ambientale. Ma andiamo con ordine. L'allegato 1 dice di dispone, consiglia, anzi dispone, essendo allegato di legge e una disposizione di legge, di svolgere o comunque di ottenere i seguenti contenuti minimi per i criteri all'interno del rapporto preliminare ambientale, che sono intanto la caratteristica del piano del programma che andiamo a descrivere, ma tenendo in debita considerazione quelli che noi chiamiamo le cosiddette coerenze verticali e orizzontali, quindi le coerenze o le relazioni che vengono attivate tra il piano programma proposto e il quadro di riferimento sia per i progetti che ne derivano, quindi il mio PUI, il mio piano di rigenerazione, il mio piano attuativo che sto andando a modificare per inserire le specifiche, gli specifici interventi
per la mitigazione, l'adattamento e la sicurezza può generare o interventi suscettibili di via, alt, se ci sono interventi suscettibili di via, è chiaro che me ne vado subito a fare la valutazione appropriata. Quindi stiamo attenti, se ci sono, io faccio l'analisi e mi fermo un attimo e dico no, io ho un intervento che probabilmente, anzi sicuramente se ne andrà via secondo l'allegato 4, né il piano per il parco del Delta del Po, sto alterando, faccio un'ipotesi per dire, il regime idraulico del fiume con una serie di interventi che sono suscettibili di valutazione appropriata di via. E mi fermo e vado a VAS appropriata. Se invece i progetti che sono generabili dalla proposta di piano programma non sono suscettibili di VIA, vado avanti. Quindi un primo paletto l'ho superato, però devo anche superare altri paletti. Devono essere coerenti con la pianificazione preordinata, la paesaggistica, se esiste, il piano per l'assetto idrogeologico. Ci sono interventi che, ad esempio, migliorano e mitigano il rischio idrogeologico. E allora sì, ha delle coerenze. Col piano alluvioni, faccio l'ipotesi, con altri piani di settore, con il piano territoriale di coordinamento, eccetera, eccetera. Dopodiché devo anche dichiarare se il piano e il programma è promuovere lo sviluppo sostenibile. Può darsi pure che, anzi, ora sì, lo promuoverà perché io posso immaginare alcune azioni, alcuni interventi che promuovono lo sviluppo sostenibile. Allora, questo criterio è un criterio positivo. Oppure potrebbe dire il piano non promuove precipuamente, non nasce per lo sviluppo sostenibile, ma deve contenere tutte le considerazioni ambientali volte al raggiungimento dello sviluppo sostenibile. L'altro aspetto molto importante, vado velocemente, sono le caratteristiche e gli impatti delle aree che possono essere interessate. Quindi, nello stesso, nella verifica di assoggettabilità, tra i criteri che potrebbero andare in una direzione o in un'altra, quindi in questo caso per dimostrare che il mio piano potrebbe non essere assoggettabile, io devo escludere che gli impatti abbiano una probabilità, una durata e una frequenza e una irreversibilità, quindi la devo escludere che ci sia una durata nel tempo che superi il breve termine, che l'impatto non sia reversibile, laddove invece l'impatto, quindi anche se è una modifica minore, ma mi genera impatto, devo stare attenta che in questo rapporto preliminare io debba indicare esattamente se l'impatto è reversibile, oppure dire si potrebbe generare questo rischio di questo impatto, ma io sono così bravo che con misure mitigative di compensazione che è già nel mio programma attivo, lo assorbo, lo contengo, e infatti poi c'è la sezione di mitigazione e compensazione, e ti dimostro che comunque questa modifica minore rimane modifica minore e non ha neanche questi impatti. Soprattutto secondo campanellino d'allarme sui siti della rete Natura 2000. Allora, l'altro vincolo, l'altro paletto nel mio rapporto ambientale preliminare che devo andare a considerare per scongiurare un impatto che mi porti a valutare in maniera appropriata la strategia ambientale del mio piano, che un impatto non si dispieghi e non possa essere né direttamente né in maniera indotta essere generato sui siti della rete Natura 2000. Uno, intanto il mio piano non ci deve essere all'interno, perché se ricade all'interno di un sito della rete Natura 2000, è chiaro che devo andare direttamente a fare la valutazione appropriata, il famoso articolo 13. Però se nell'intorno
E per le azioni che il piano e i progetti da esso generati possono appunto generare sui siti, se io vedo che ci sono degli impatti significativi che possano in qualche modo incidere sugli obiettivi di conservazione e sugli habitat e sulle specie, e se non li posso evitare o mitigare o contenere, io me ne devo andare a basso. Quindi il secondo paletto molto importante e la seconda indagine approfondita che io devo fare all'interno di questo rapporto preliminare ambientale, appunto, è se interferisco con questi siti, se interferisco in generale con siti tutelati del patrimonio, anche culturale, e se supero i livelli di qualità ambientale e dell'utilizzo intensivo del suolo. Cosa vi avevo detto prima? Avevo detto di tenere in debita considerazione il consumo di suolo. Cioè, nel nostro rapporto ambientale devo evitare questo consumo intensivo del suolo. Velocemente abbiamo detto che sono eliminate le cosiddette prescrizioni o condizioni ambientali. Prima, quando l'autorità competente si esprimeva con un proprio provvedimento o un decreto a favore o no della assoggettabilità a VAS, diceva: io non ritengo che sia assoggettabile, però a queste condizioni ambientali, che tu metti in atto alcune misure di mitigazione e compensazione, che tu realizzi le tue strutture con queste attenzioni o precauzioni ambientali, non esiste più. Adesso seccamente, e riduce molto i tempi del procedimento questo, viene dichiarato se il progetto dall'autorità competente con un proprio provvedimento, se il progetto è assoggettabile o meno a VAS, e il provvedimento è di natura anche gestionale, quindi fa parte di un provvedimento dirigenziale, altro elemento di accelerazione della procedura. Quando si mette appunto in consultazione invece il rapporto ambientale dell'articolo 13, i tempi sono anche compressi perché, e c'è un'agevolazione, perché io pubblico contestualmente tutto ciò che viene mandato dal proponente o dall'autorità procedente, e nella contestuale pubblicazione do ai soggetti competenti 30 giorni di tempo dall'avvio della consultazione. Quindi vengono ulteriormente compressi i tempi sia della pubblicazione che della consultazione, e viene anche evitata la fase della pubblicazione sul bollettino ufficiale o la gazzetta appunto regionale, che anche in quel caso comportava un onere finanziario, il cosiddetto aumento del gold plating, per le autorità procedenti, i soggetti proponenti che dovevano appunto pubblicare sulle gazzette o sui burra, in bollettini. Viene, come per la VIA, stabilito il contenuto minimo dell'avviso di consultazione, quindi brevemente si dice di cosa si tratta, per cui i soggetti interessati e il pubblico interessato, che questa volta partecipa alla consultazione, può esprimersi, può appunto rilevare un interesse alla propria partecipazione alla consultazione, è una competenza per quel tema ambientale che il programma o il piano mette in gioco. Quindi contenuti minimi, ve li vedete su cosa devo andare a precisare anche in questo contributo che io ho redatto con l'aiuto sempre del dossier, quindi interpretazione autentica di norma. E poi importante, una cosa molto molto importante, e chiudo, quando noi andiamo dopo la decisione, prima della decisione c'è la famosa fase della dichiarazione di sintesi. Voi sapete che contrariamente all'avvio, l'autorità competente non può più entrare dopo l'articolo 16, diciamo, in maniera diretta a valutare, diciamo, l'ottemperanza al decreto di VAS.
In genere, appunto, il decreto di Vas fa delle raccomandazioni, delle disposizioni, ma soprattutto in materia di monitoraggio o di piano di monitoraggio ambientale. Allora, l'articolo 18,2 inserisce una cosa fondamentale per questi aspetti, di ulteriore verifica e del fatto che la Vas è un processo, è un procedimento che non finisce mai. Si controlla, si monitora, ma non finisce mai. È la possibilità, appunto, che dopo il comma 2 l'autorità, appunto, si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale. Questo è molto importante. È il comma 3 che verifica lo stato di attuazione del piano del programma. E questo è anche importante perché sulla base di un PMA che è poi appunto messo in atto negli anni di attuazione, che questo piano di monitoraggio consente appunto all'autorità procedente di dire ho raggiunto o non ho raggiunto questo obiettivo ambientale, devo rivedere o non devo rivedere il piano, questa volta lo farà con l'ausilio dell'autorità competente. Questo è molto importante anche perché le autorità competenti regionali aggiornano le proprie, per esempio, le proprie pianificazioni. Quindi è giusto e corretto che la collaborazione tra gli enti, cioè tra l'autorità procedente e l'autorità competente, non finisca al momento della decisione, ma si sostanzi con le modifiche dell'articolo 18. E quindi poi dal dossier potete verificare la coerenza e l'obiettivo anche dell'innovazione posta in essere. Io vi ringrazio, ho preso forse un tempo maggiore, ma ci tenevo a farvi toccare con mano, perché questa è stata anche l'esigenza. Ogni volta che abbiamo fatto le nostre comunicazioni, pure se all'interno di webinar non si può entrare chiaramente, non solo per i tempi, ma anche per il tipo di strumento, a fare determinati approfondimenti, oggi abbiamo tentato di dare risposta alle vostre richieste. Quindi a me dispiace non poter dare risposta in diretta, penso perché ormai il tempo è esaurito per l'aula, perché noi andiamo a prenotazioni d'aula, però sicuramente tutte le vostre richieste saranno soddisfatte nel brevissimo tempo con le risposte ai quesiti che verranno pubblicate poi sul sito dedicato al webinar. Io vi ringrazio, grazie a tutti e la buona Grazie, grazie pazienza. dottoressa Grazie. Aliuzzo. Ringrazio anche i partecipanti. Proietto la slide con i saluti in modo che sia visibile anche il link in cui è possibile poi trovare tutto il materiale. Allora, prima di lasciarvi, ricordo appunto che sia le slide che la registrazione di questo incontro saranno disponibili sul sito di Eventi PA. Alla pagina dedicata a questo evento entro la giornata di oggi, che le risposte alle domande saranno appunto messe per iscritto e pubblicate nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA. E infine ricordo per quanto riguarda gli attestati di iscrizione che questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento, hanno seguito almeno il 20% e saranno scaricabili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Io ringrazio ancora la relatrice. Ringrazio tutti e tutte e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Grazie. Grazie di nuovo a Grazie. tutti, buona giornata.